Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento l'Acer Liquid E1, smartphone di fascia media dell'azienda asiatica che riprende sempre la sua gamma Acer Liquid puntando ancora una volta sullo stile e il design. Questa volta lo fa con uno smartphone ancora più compatto, però caratterizzato da anche la presenza di un altoparlante realizzato insieme all'equalizzatore, insieme a DTS, per avere un audio più che altro più profondo. Vi dico subito che l'audio dall'altoparlante rimane comunque nella media, pur avendo due altoparlanti stereo che danno un po' di profondità quando manteniamo il telefono in orizzontale, però il vantaggio più consistente si ha con le cuffie. Display da 4,5 pollici con densità di ppi pari a 240 circa PPI, risoluzione QHD, un telefono piuttosto interessante, non tra i più reattivi che abbiamo visto qua in fiera, però comunque fa la sua bella figura. Come ormai quasi tutti i device non Android stock, vediamo come ci sia questa tendina con i tasti rapidi direttamente nella tendina. Andiamo a vedere che versione di Android abbiamo, la 4.1.1, mentre vi faccio vedere come il menu sia praticamente identico tranne per il DTS Sound. Come potete vedere abbiamo l'equalizzatore sulla musica, sui video e l'equalizzatore personale personalizzato, ovvero possiamo impostare manualmente i bassi, gli alti. Altre caratteristiche peculiari: le foto non sono proprio il massimo, da una rapida prova, scusate, ho fatta mossa, non sono proprio il massimo, ma abbiamo dei video più che discreti. Naturalmente qua in fiera la prova è di 10 minuti, quindi non è che l'abbiamo potuto provare più di tanto. I tasti di sistema sono posti dinamicamente sul display, quindi non abbiamo i tasti posti sulla scocca, soft touch. Abbiamo preinstallato il barcode e il Bluetooth Proximity, due applicazioni utili ma che si trovano alternative anche sul Google Play Store. Come potete vedere qua, appunto, siamo all'estero, non abbiamo il Play Movies che da noi non, il Play TV che da noi non c'è, purtroppo. In più abbiamo anche la radio FM, cosa sempre gradita, e questo Google Setting che ci consente di gestire alcuni aspetti delle app di Google, cosa carina che troviamo già presente nel drawer. Andiamo a mostrarvi un attimino la tastiera personalizzata. Troviamo anche la tastiera a mano libera, la scrittura a mano libera, scusate, che purtroppo è la tastiera Swift. Possiamo vedere, ciao, funziona molto bene, naturalmente lo troviamo preinstallato anche in Android stock ormai. Per il resto un cellulare nella norma, non abbiamo grandi peculiarità tranne appunto uno stile piuttosto particolare, molto carino come telefono, la parte posteriore piuttosto elaborata, plastica rigida, gommata, molto ben fatta.